Uè, ragazzi, ciao, sono Bimet, oggi faccio l'intro diversa. Comunque, vi volevo dire che il mio server è aperto, trovate l'IP qui sotto in descrizione. Per favore, entrate, vi prego, entrate, perché è bellissimo. Allora, guardate, vi faccio vedere oggi com'è il mio server, vi voglio spiegare la mia novità, vi prego, entrate. Oddio, che cringe. Allora, vi voglio presentare la mia idea, il mio server. Un server come questo non lo trovate da nessuna parte su Minecraft Italia, perché l'ho inventato io. Cioè, avete presente tipo quello che ha inventato le Bedwars, che tipo si è messo e ha detto: cosa c'è qua? Un letto! Che ci faccio con i letti? I letti si spaccano! Se si spaccano i letti, vinci! Ecco, quello ha inventato le Bedwars. Facciamo, non so chi sia stato. Ok, io sono il creatore di questa modalità. Ovviamente l'idea è mia, poi mi hanno aiutato i developer a svilupparla e tutte queste cose belle. Allora, trovate, ripeto, l'IP in descrizione, potete già entrare, perché se tutto va bene il server è aperto. Se non mi crash, se non esplode. Allora, non dovrebbe esplodere, perché io ci ho messo la vita. Beh, ci siamo capiti, dovrebbe essere tutto ok, il server dovrebbe essere on. Se non è aperto, sarà in manutenzione, ma spero di no. Quindi voi provate ad entrare, se riuscite ad entrare è bello. Dopo questa lunghissima intro, che avrete saltato tutti, avrete chiuso il video, per i pochi che sono rimasti vi spiego come funziona questa modalità. Allora, entrando vi troverete qua in questa zona Warp Tutorial. Ovviamente ci sono andato io con i poteri magici, ma voi in automatico spawnerete qui in questa bella zona. Ovviamente la texture ve la scarica automaticamente, guardate un po' che bellezza. Altrimenti, per chi non la scarica automaticamente, qua c'è bello scritto: scarica la texture con il comando slash texture, così scaricate la texture, bellissima. Ok, già mi manca il fiato. Dovrete scavalcare questo muro. E scavalcato questo muro troverete, diciamo, delle varie robe che sono noiose da leggere, però sono importanti, e vi spiegano un po' come funziona la modalità. Vabbè, noi non le leggiamo, perché adesso ve lo spiegherò io, ovviamente. Altrimenti non starei qui e starei a guardarmi dei video di altri youtuber più bravi tipo me. Ok, niente, ciao, guardate i miei video sempre, iscrivetevi, lasciate un like. Andando avanti, allora, poi qua in questo posto buio, ok, prendiamo una torcia. Dovrete fare questo labirinto. Usciti dal labirinto dovrete decidere la nazione dentro cui stare, se Germania o America, ed entrare in guerra. Finalmente entriamo nel vivo della seconda guerra mondiale. Esatto, se non l'avete capito, siamo nella seconda guerra mondiale. Io in mano c'ho una cosa che devo levare. Siamo nella seconda guerra mondiale. Io in questo caso sono un americano, più nello specifico sono un generale con questa armatura. E dovrete combattere, ma oltre a combattere potrete fare altre cose fighe, tipo comprare i VIP. No, a parte quello, allora potrete fare, andare a conquistare i territori. Adesso vi faccio vedere. Allora, io qua sono in zona americana, esatto, sono americano, che genio. Come vedete, qua ho scritto per bene, per chi non lo capisce, come funziona il sistema di conquista territori. Intanto ve lo illustro bene dall'alto. Qui abbiamo i territori tutti americani, sono dei lotti, lotti dei roleplay, li conoscete, no? I roleplay che vi piacciono tanto. Ecco, qui ci sono i territori dei roleplay, qui... sì. Territori dei roleplay, ciao a tutti, io so parlare bene l'italiano, sì. Allora, quelli sono i territori americani, ovviamente, c'è la bandiera, dietro sono americani. E questi sono i territori tedeschi. Qual è la ficata, adesso voi direte? Questi aerei che volano e stanno qua. No, non sono gli aerei finti. Allora, la ficata, oddio, quante minchiate sto a dire in questo video, sono tipo ubriaco. Allora, oddio! Allora, quindi diciamo, se io sono americano e ho questo terreno e due tedeschi da quella parte arrivano e vengono a conquistarmi il terreno, quindi come fanno per conquistarmi il terreno? Due tedeschi piglia ed entrano in questa zona. Entrando in questa zona avviano la conquista. Cosa succede? Che io che sono americano, se non vengo qua a uccidere i tedeschi, il mio territorio fa puff, diventa tedesco, e questa cosa non va bene. Ovviamente se voi tipo avete giocato e poi andate offline, che ci sono le lasagne della nonna pronte, dovete andare a mangiare. Se non siete online, il vostro terreno non potrà essere conquistato, se no è facile, no? Quindi sarà possibile conquistare solamente i terreni delle persone online. Ok, qualcuno mi scrivi qui sotto nei commenti se ci ho capito qualcosa. Se non ci avete capito niente, basta che leggete qui e capite tutto. Il cartellone in quattro righe si spiega meglio di me. Comunque, ovviamente le persone più terreni conquisteranno, più soldi guadagneranno. Guadagnare tanti soldi, cosa vuol dire? Vuol dire comprarsi delle casette belle belle, che adesso vi farò vedere, ma soprattutto delle armi. C'è anche la bomba atomica, raga. Quindi potete far esplodere tutti malissimo. Cioè, la bomba atomica, per farvi capire, fa esplodere metà delle persone che si trovano nella mappa. Cioè, no, metà.
Cioè, ha un raggio di azione di mezza mappa, ecco, avete capito, no? E dove si comprano queste armi? Ovviamente in armeria. Qui vedete che c'è l'armeria. Entrando qui dentro l'armeria ci sarà il venditore. Buongiorno, sta dormendo lei? Mi dorme sul posto di lavoro. Allora, qui ci sono le armi, quindi voi potrete acquistare tutte queste armi, però non è che fin da subito potrete acquistare tutte le armi, ovviamente dovete avere i soldi, ma poi dovete anche avere il rank giusto, perché ci sono diversi rank. E come si sale di rank? Facendo kill, quindi facendo di kill sali di rank e sbloccherai sempre armi più potenti. Come al solito, se non già avete capito niente, sopra l'aereo c'è un altro bel cartellone che vi spiega tutto e soprattutto ci sono scritti i nomi dei vari rank con le kill necessarie per raggiungerle. Ma non finisce qui, infatti, come una guerra bella che si rispetti, ci sta anche il medico. Il medico che fa? Il medico cura i soldati. Infatti, potrete scegliere se essere soldati, medici o rifornitori. Adesso vi spiego un po' tutto. Cioè, allora, se siete medici, dovrete andare qui nell'ospedale e comprare la siringa. Comprando la siringa, voi potrete fare le punturine. Oh, non ho soldi. Vabbè, comunque, comprate la siringa. Io non mi regalo i soldi da solo. Quindi la comprate se avete i soldi e fate le punturine, zac, 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 ai vostri amici e li curate. Ovviamente, poi c'è qua anche una mappa che vi illustra un po' meglio il territorio e vi faccio un attimo vedere il mulino e dove potete comprare, diciamo, il grano e le cose da seminare lì in quei lotti che vedete dove siamo stati all'inizio, i territori conquistabili. Poi lì c'è l'armeria che abbiamo visto, il dottor pazzo, non vi svelo dove si trova, cercatelo, è praticamente un dottore pazzissimo che ti vende delle cose pazzissime, tipo le droghe pazzissime e le medicine pazzissime, fate i pazzissimi. E poi c'è la zona rifornimenti. Allora, chi deciderà di essere rifornitore, cosa che comunque per adesso non può fare perché non c'è rifornitore, lo stiamo facendo, coming soon. Comunque ve lo dico già da ora, chi sarà rifornitore potrà andare in queste zone, prendere delle casse di rifornimenti, piazzarle qui nella base e quindi ci saranno armi, munizioni e varie cose per rifornire la nazione. Quindi diciamo che la nazione avversaria e nemica cercherà di impedire i rifornimenti in un qualche modo. Poi, allora, qua c'è l'ospedale, dove siamo adesso, e l'alto comando, che è questo. L'alto comando è tipo un posto dove stanno le persone fighe, che dicono cose fighe, prendono decisioni fighe, fanno fighe. E poi, oddio, allora, poi ci sono i mercanti, che vi faccio vedere cosa sono i mercanti. Allora, il cibo che voi piantate potete o papparvelo tutti voi se siete dei bellissimi ingordi, oppure potete andare qua dal mercante e vendere il cibo che avrete coltivato per guadagnare dei soldi. Quindi, che so, se vi fate una fabbrica di cibo mega enorme, che tipo avete 40 lotti o avete appena conquistato un lotto pieno di cibo, voi prendete il cibo, lo andate a vendere, vi fate i soldi, vi comprate le armi e oddio, qualcuno mi regali un po' di ossigeno che non respiro più. Ok, ma adesso voi direte, ma finisce qui? E io vi dico no, non finisce qui, non finisce mai, perché qua in questo server potrete, vabbè, oltre a comprarvi un appartamento che adesso vi faccio vedere, andare anche in questo posticino per divertirvi un pochino, comprare una bella birrozza, bella sigaretta, un po' di cose family friendly, insomma, ascoltare della buona musica anni 40 e divertirvi con Kyra, Gresley, Russell, vabbè, con queste tipe che hanno nomi strani, ciao. Ah, e ci sono anche dei quadri, da brividi, wow. Ok, ma passiamo a un punto forte e bello, la macchia di sangue qui. No, l'appartamento, guardate l'appartamento. Allora, qui abbiamo Clarissa che mi dice robe. Allora, entrando negli appartamenti di lusso, perché ovviamente ci sono sia gli appartamenti VIP che quelli non VIP. Però io vi faccio vedere quelli VIP. Quelli VIP sono, diciamo, quelli più carini. Allora, vabbè, in quelli VIP c'è tipo la segreteria dove ci sono dei tipi che vi dicono cose tipo Forza Inter. No, vabbè, vi dicono cose interessanti. E vabbè, comunque al primo piano di ogni appartamento troverete un appartamento visitabile che sarà aperto a tutti, che quindi potrete ammirare gli arredamenti tipici degli anni 40 e di questi appartamenti bellissimi. Ovviamente chi avrà questi appartamenti avrà a disposizione delle chest dove potrà mettere tante cose belle per evitare di farsele rubare, perché magari se uno deposita le cose in un lotto e il lotto viene conquistato praticamente perde tutto. Comunque, come vedete, qui c'è una tipica televisione schermo piatto anni 40, qui è un orologio a cucù anni 40, questa è una comodissima poltrona in legno anni 40, un armadio con le porte, questa è la stanza da letto. Oddio, raga, ma io comunque appena entro in queste case mi sembra tipo che sono a casa della nonna. Cioè, io voglio sapere se a voi nei commenti piace questi arredamenti, perché a me sinceramente fanno impazzire. Comunque, come vedete, alcune cose sono con la texture, altre no. Tipo, ho deciso di lasciare le poltrone, queste cose senza texture, perché anche così di default vanilla di Minecraft sono molto carine. Soprattutto non appesantisco la texture, così chi ha il computer tipo veramente degli anni 40 può giocare in un gioco degli anni 40, ecco. Poi qui ci sono le tavolate mega giga enormi belle dove fare delle cene
di lusso con i tipi che giocano nel server. Quindi per favore giocate nel server, facciamo le cene di lusso, è bellissimo, ciao. E niente raga, questo era l'appartamento. Uff, come se, secondo me, se guardate come parlava inizio video, come parla adesso, vi rendete conto di come stia morendo io. Allora, ma se ancora non siete soddisfatti e volete continuare a vedermi morire e parlare così tutto d'un fiato, vi dirò di più. Abbiamo anche dell'altro in questo server. Abbiamo i coltelli Miracle Blade, ragazzi. Vi faccio vedere i coltelli. Cioè, non so da dove mi è uscita sta cosa, però, cioè, non sono Miracle Blade, però c'è il coltello, ok. Come vi dicevo, oltre alle armi fighe che non vi spoilerò, quindi entrate e li vedete, così vi imparate a non entrare nel server di Vimet. Entrate e vedete le armi belle, che sono tutte lì in esposizione, là nello shop. C'è anche il coltello. Ok, raga, praticamente non ho più niente da dirvi. Cioè, il video è finito, però io continuo a farlo. Abbiamo una bandiera. Fate... Niente, no, raga, ve lo spiego. La bandiera bianca, se tipo voi vi volete arrendere, ve lo spiego, la vostra nazione potrebbe decidere di arrendersi, no? Tipo, se il vostro... il nemico sta cercando di invadere i vostri territori, sono troppo forti, vi stanno massacrando e il vostro ratio uccisioni morti sta andando tipo a puttane, voi uscite fuori la bandiera e non vi possono più uccidere. Se vi uccidono è tipo fai l'RP, quindi interveniamo noi. Quindi questo è il roleplay più bello d'Italia. Cioè, veramente non è un roleplay, però, cioè, chiamatelo come volete, è una modalità nuova. Comunque, vi dicevo, voi potete uscire fuori la bandiera e arrendervi al nemico. Però attenzione, perché se fate questa cosa senza l'ordine di un generale, praticamente siete dei disertori e potete venire fucilati, quindi è una cosa brutta. E mi dite, Bimette, ma io voglio essere generale, come divento generale? Puoi diventare amico generale! Per diventare generale devi uccidere tante persone, fare tante kill, e quindi in automatico tu rankerai e diventerai un bellissimo generale. E allora, Don Bimette, credo che vi possa lutare. Qui ci sono tante altre cose, credo, che non vi ho detto, però vabbè, magari le scoprirete da sole. Vabbè raga, spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, lascia un like, commenta, iscriviti al canale, tutte queste cose belle che già sapete. Ci vediamo con un prossimo video. Ah, questo video è uscito tipo mercoledì, credo, non è uscito venerdì. Vabbè, ovviamente questo venerdì non ci sarà un video, però ogni venerdì troverete un nuovo video qui sul mio canale. Vabbè, mi sto dilungando troppo, quindi ciao raga, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.